Però visto cosa sta succedendo adesso tra le frontiere, tra l'Austria e l'Ungheria e insieme alla Germania, dove non è necessario essere identificati, io penso che sia doveroso da parte degli altri stati europei a questo punto aprire anche le frontiere che ci sono tra, per esempio, tra l'Italia e l'Austria o tra l'Italia e la Francia, perché noi ci siamo trovati adesso a dover gestire, mesi scorsi, a dover gestire questa situazione delle frontiere chiuse oppure dei flussi di ritorno, se vi ricordate, quei migranti che venivano, che riuscivano magari in modo illegale ad entrare in altri paesi e poi venivano rimandati in Italia, perché entrati in Italia, oppure le frontiere chiuse a Ventimiglia da parte della Francia. Vista la situazione che c'è adesso, io penso che per una questione di coerenza nei confronti dei cittadini europei, non solamente quelli italiani, è giusto che gli altri stati europei aprano anche le frontiere che ci sono tra l'Italia e la Francia, come ho detto, tra l'Italia e l'Austria, perché sennò è troppo facile, sennò allora andiamo al discorso che facevamo prima, si accolgono i migranti che si vogliono e quindi è più facile, più bello accogliere i siriani rispetto a tutto il resto, perché si sa che comunque arrivano da situazioni di guerra, situazioni devastanti e quindi sono veri profughi.